Ecco, in base ai questionari che abbiamo fatto in questi mesi con oltre 1500 persone, ad esempio quando si chiedeva loro in merito all'acquisto a rate, ecco, sul credito al consumo, si chiedeva un attimino quali erano i loro bisogni, quali erano le loro difficoltà, quali erano le loro esperienze. Ebbene, a parte alcune cose veramente problematiche, come che pochi sanno, che pochi leggono i contratti che firmano, i contratti di acquisto a rate, eccetera, di credito al consumo. Beh, un dato però che diventa importante commentarlo. Bene, il 30% di queste persone che ci rispondono dichiarano e sottoscrivono che hanno difficoltà a pagare le rate, cioè pare non riescono appunto ad onorare gli impegni assunti con una società finanziaria, che può essere ovviamente dovuto all'acquisto di un'auto piuttosto che della lavatrice, piuttosto che in generale degli elettrodomestici. Infatti anche l'altra domanda che chiedeva: ma se tu devi comprare qualcosa a rate, cosa compreresti adesso in questa fase? Al primo posto ci sono gli elettrodomestici, quindi prodotti essenziali per la propria vita. Qual è il tuo parere? Devo dire che sì, è un periodo difficilissimo per le famiglie italiane, anche per la mia. Io ho due figli, e anche noi ci siamo dovuti rivolgere proprio in questo periodo, cambiando casa, ci siamo dovuti rivolgere a credito proprio per l'acquisto di elettrodomestici nuovi. Dopodiché, in famiglia abbiamo adottato una serie di, non so come dire, di sistemi un po' virtuosi, no? Sulla gestione del denaro. Perché appunto rendendoci conto che è un momento difficile, volendo onorare gli impegni con le società finanziarie, abbiamo iniziato a stare attenti alle spese, soprattutto dove andiamo a mettere i nostri soldi, no? Per cui tendo a fare gli acquisti laddove, andando a scegliere il fornitore, per quanto riguarda gli alimentari, per esempio, no? Laddove c'è più convenienza, tendo a comprare, avendo un congelatore grande, no? Tendo a comprare laddove c'è convenienza, fare un po' di scorte e prepararmi, diciamo, un po' di. Cucino una volta, ma cucino tanto, congelo, poi i miei figli a mezzogiorno si scongelano le cose, la sera. E questo è un po' quello che facciamo come famiglia, proprio per fare fronte a un momento difficile. Poi è vero che spesso c'è poca fiducia nei confronti del credito. Personalmente, non avendo molti soldi da investire, li lascio in banca, perché quello è, li lascio in banca, anche lì andando a scegliere, andando a guardare, andandomi a leggere le condizioni di interesse, eccetera, ho trovato qualche condizione interessante, per cui alla fine diciamo che con fatica, ma riusciamo a fare fronte a questa situazione.